Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui ancora in compagnia del... Buon Antonio. Allora ragazzi, buon Antonio, cosa abbiamo fatto ieri? Schifo. Come schifo? È schifo. Ho battuto l'arbitro, è tutto schifo. Ieri non solo noi, quindi anche l'area, pure l'arbitro. Ma a parte che già che la partita si gioca il giorno 20... Ragazzi, comunque gli ultimi tre anni la Juve ha sempre giocato una partita il 22 dicembre, ne avessimo vinta una. È incredibile, 22 dicembre. Allora, l'anno scorso abbiamo perso la Supercoppa. Due anni fa mi sa che il 22 dicembre la vincemmo col Milan, però perdemmo quella in campionato, pareggiamo quella in campionato con quella dall'altra. Quindi il 22 dicembre è proprio un giorno che porta sfiga la Juve, sto notando questo. Quindi veramente bene, a parte che ieri già avevo capito, 22 è un giorno nero. E vabbè, prima o poi ce la faremo a bandire dal mondo. Comunque ragazzi, ieri facendoci un giro magari sui social, un po' magari vedendo le reazioni in caldo della partita, cosa abbiamo notato, buon Antonio? Che non ci hanno dato due rigori. Che non ci hanno dato, a parte che non ci hanno dato i rigori, quello ne parliamo dopo, l'abbiamo visto nella partita. Cosa abbiamo notato? Che magari i tifosi criticano troppo il modo di giocare di Pirlo. Perché comunque ancora. Che sinceramente ieri non abbiamo giocato male. Cioè ragazzi, alla fine le attenuanti ce ne sono, eppure parecchie, ce ne sono. Innanzitutto, abbiamo perso con dei morti di casa, con dei morti in casa. Allora, non ci sta perdere in casa 0-3 con la Fiorentina. Magari uno vede Juve-Fiorentina 0-3 e dice, cazzo, la Juve ha avuto degli schiaffi. Effettivamente li abbiamo avuti, però la Fiorentina alla fine, ragazzi, è Castrovilli, è Pulgar, e Ribéry che non ha bisogno di presentazioni, Vlahovic che ha fatto un gol quanto oggi e domani. Non è male come squadra, non capisco perché, semplicemente non vincevano una partita dalla parte di Cristo, cioè ragazzi, non vincevano una partita da quando io facevo l'elementare, cioè è incredibile, l'hanno vinto con noi, e vabbè, quella è sfiga. Però ragazzi, le attenuanti ce ne sono, innanzitutto ce le dice il buon attenuante, la prima qual è? Che è comunque facile. Beh, il rigore non ce l'ha dato? No. Vabbè, la prima cosa è proprio l'inizio che è 10 contro 11. La partita condizionata dallo già da subito, comunque già da subito, cioè 7 su un minuto. Il fatto è che avevo iniziato a giocare con un in meno quando eravamo in svantaggio, quindi tu dovevi giocare con un in meno per fare gol. Quindi alla Fiorentina bastava che si difendeva. Poi non è che hanno tolto, te ne so, cazzo, che tutti servivano. Sì, però preferivo Quadrado era il miglior giocatore della Juve. Preferivo che toglievano Ramsey e non Quadrado. Vabbè, questo è sicuro. Alla fine Ramsey sembra come se sta assente ogni tanto in campo. È vero che Ramsey fa il lavoro sporco, però insomma, l'averci tolto Quadrado, che comunque quell'espulsione solo in Serie A, non è andata in Inghilterra, là manco il giallo da un altro po'. Invece vedi in Serie A, quello è un fallo da espulsione. Vabbè. Comunque ci sta, perché è stato espulso anche Vesino 2 anni fa così, quindi giù il capello, cioè nel senso ci sta come espulsione. La seconda attenuante qual è? Che ieri non abbiamo giocato male, hai giocato male, siamo giocatori. Bonucci. Cioè ragazzi, partita condizionata da Bonucci, fa schifo. Dalle cazzate. Sarà che fa schifo, comunque sta facendo schifo. Sta facendo schifo, e io ho un bel po' di partite che la criticavo, qui mi prendo un po' anche l'avevi visto, perché ero un po' di partite che criticavo Bonucci, ragazzi. Gli davo 5,5 anche magari quanto vincevamo nelle pagelle, che usciranno questa sera. Ragazzi, Bonucci sta giocando uno schifo. Non c'è veramente tanto da dire. Bonucci sta giocando veramente a merda. Purtroppo è così. È la verità. E ieri tutti e tre gol sono stati pizzati dalle sue cazzate alla fine. E ha fatto anche altre cazzate dove meno male ha rimediato Szczęsny al posto suo. Terza attenuante, che comunque, cioè, giocare male. Ultimamente, io sono il primo che stavo criticando Pirlo, però ultimamente abbiamo fatto comunque 6 vittorie in 7 partite. Ultimamente venivamo ragazzi da 6 vittorie in 7 partite con Dinamo Kiev, Barcellona, Ferencváros, Genoa, pareggio con l'Atalanta e l'altra vittoria con chi avevamo col Torino. Quindi ragazzi, 6 vittorie in 7 partite, voglio dire, non è che stavamo andando tanto male. Purtroppo è capitato la partita che prendi gli schiaffi, ma non è che abbiamo tutto sommato giocato male. Provateci voi a giocare in 10 contro 11 con le partite condizionate dalle cazzate di un singolo giocatore che è Bonucci, perché anche sul terzo gol Alexandro si fa autogol, ma la cazzata originale, diciamo così, parte da Bonucci. Perché comunque un difensore è una cosa di... E l'ha lisciata in breve, perché ha allungato la gamba per prendere, Alexandro se l'è trovata lì e che cazzo doveva fare. Quindi voglio dire, alla fine quasi tutti gli autogol nascono così, non è che ha fatto un gesto da dirla lui. Poi ultima attenuante, sono le attenuanti abbastanza. Io ragazzi, sapete che non sono uno che parla degli arbitri, però. Cioè, due rigori che non ci ha dato, almeno che non ce l'hanno uno. Sul secondo ci si può ragionare, perché bisogna vedere la moviola, dire quel rigore ci sta, non ci sta. Per me ci sta, per me quello è danno procurato, perché il portiere prende la palla, ma Bernardeschi rimane nella disponibilità della palla. Viene messo giù, certo si butta anche da solo, però insomma prende la gamba, non prende il pallone.
cioè prende la gamba, lo spinge senza quel che vichingo permette... di Dragowski là. Quel vichingo di Dragowski, oddio, che alla fine Dragowski è giovanissimo, c'ha 22-23 anni, quelli che ha con quella barba, madonna santa, ah! Tra l'altro polacco, come chi è l'altro, il nostro polacco Szczęsny, quindi e quindi insomma uno è spappolato, perché quello su Ronaldo è spappolato, quello su Bernardeschi ci si può ragionare, però per me è fallo da danno procurato e per me rigore. Inoltre manca un rosso a Nuno Valero, sono due partite di fila che manca un rosso. Alla scorsa partita l'ha messo il giocatore stesso su Instagram per il fallo su chi è che fece fallo, mi sa Ramsey, cazzo fece fallo, però ha messo su Instagram il giocatore che comunque il rosso c'era e lì non si dice niente. E invece era De Ron, se non mi sbaglio, il giocatore con l'Atalanta. E invece va tutto bene quando hanno i del Rose, va bene, però smettiamola, dopo la partita di ieri dobbiamo smetterla di dire che in Italia la Juve viene favorita. Sì, infatti, perché comunque siamo sempre a dire Juve favorita, Juve rigori, Juve cose. Anche per la sentenza contro il Napoli. Comunque Alessandro, sono quelli sfavoriti, porca di quel. Comunque molto spesso c'è un accanimento per questi giocatori che spesso giocano male, però ultimamente stavano giocando bene. E ieri nella partita di ieri abbiamo detto vendiamo Alessandro Bernardeschi a gennaio. Ragazzi, se li vendiamo a 30 milioni l'uno ci sta, però insomma ultimamente non stanno giocando male. Cioè ieri Alessandro, se non per l'autogol, che neanche colpa sua, non è che abbia fatto chissà quanto brutta partita, eh. Se non che c'ha quel vizio suo di correre e non correre, però è tutta un'altra cosa rispetto a Frabotta, per dire. Cioè me lo potevi mettere a confronto magari con Luca Pellegrini, Alessandro, ma è tutta un'altra cosa. Poi volete, se vendiamo Alessandro e Bernardeschi, poi ci prendiamo la riserva. Non ci prendiamo la riserva, non ci prendiamo nessuno. Esatto, è inutile mettere. Poi vedi Frabotta titolare tutte le partite. Cavolo, cioè, esatto, perché Alessandro è tutta un'altra cosa rispetto a Frabotta, secondo me. Frabotta alla fine è... Cazzo, non fa Frabro, ma fa la riserva proprio di lusso. Di lusso non direi, esatto. Alessandro comunque sta giocando bene ultimamente, Bernardeschi lo stesso. Se li chiamiamo Luca Pellegrini... Beh sì, se li chiamiamo Luca Pellegrini al prestito sarebbe eccellente, non so neanche perché l'abbiamo dato, se vuoi saperlo. Bisognava vendere in prestito tra Luca Pellegrini e De Sciglio. L'abbiamo venduto tutti e due e non abbiamo preso nessuno. Bene. Bernardeschi per me è giusto per l'entrata, perché molti hanno detto perché avete tolto Morata. Ragazzi, quando giochi in 10 contro 11 non puoi giocare con due attaccanti, e Pirlo se ne è reso conto. O toglievi Ronaldo o toglievi Morata. Se toglievi Ronaldo o Morata devi mettere un esterno, quindi o mettevi Bernardeschi o mettevi Kulusevski. Kulusevski innanzitutto la subentrata non ti garantisce il 100%, stessa cosa Kulusevski. Vabbè, intanto Serie A ridicola, spendo due parole solo per dire che veramente hanno fatto cagare sulla sentenza. E vabbè, perché ci hanno fatto cagare sulla sentenza che dici dopo due mesi? No, se il regolamento è lì lo prendi dopo due ore il cosa, non che bisogna fare sentenza, risentenza eccetera. Va bene ragazzi, detto questo il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, se non ancora un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con noi. Se non è ancora fatto iscriviti al canale da Monsport07, e guardate tutto in descrizione, link per seguirci su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.